L'incrocio fra via Montenero e via Brigate Partigiane da tempo ormai è un problema serio di viabilità. L'incuria ha cancellato la segnaletica orizzontale, che è appena visibile. Vi sono evidenti cartelli di stop, ma a quanto pare non influiscono sufficientemente sulle presunte cellule intellettive di molti automobilisti, i quali, in prossimità di un incrocio, dovrebbero almeno rallentare ed assicurarsi che non arrivino altre vetture. I risultati, spesso, sono questi, e per fortuna ancora non si registrano morti. In poco tempo, un pomeriggio di fine agosto, abbiamo registrato queste immagini che si commentano da sole. Ci sembra perlomeno strano che l'amministrazione non sia ancora intervenuta almeno per ripristinare la segnaletica orizzontale. Pensiamo che una latta di colore bianco, una pennellessa, un operaio non rappresentino un costo tale da mandare in malora le già ammalorate casse comunali. Dopo le proteste di molti cittadini, sono arrivate puntuali le assicurazioni che in quell'incrocio pericoloso verrà realizzata una rotonda. Noi speriamo che il relativo progetto non venga affidato al medesimo incompetente che ha operato per la realizzazione della rotonda all'incrocio di Via della Repubblica con Via Trieste. Ci permettiamo di dare un consiglio ai responsabili. Date un'occhiata a come realizzano queste opere i nostri vicini francesi, appena superato il traforo del Fréjus. La strada trafficatissima che da Chambéry porta a Grenoble ne è un esempio lampante. Non diteci per favore che una simile realizzazione è costosa. Spesso progettare e realizzare opere mal fatte costa più di quelle realizzate con il cervello. Ma il problema è proprio questo, il cervello, questo sconosciuto a San Giuliano Milanese.